Spostando lo sguardo sulla politica nazionale, si può dire che ci sia altrettanta confusione in questo momento. A metà dicembre ci saranno le primarie del PDL e da lì potrà nascere un nuovo movimento o comunque un rinnovamento complessivo della politica. Proprio in questi giorni una serie di esponenti di primo piano della cultura liberale, socialista, riformista hanno lanciato un appello e un manifesto. Ce ne vuoi parlare? Ma in un momento così difficile emerge ancora con più forza l'assenza di elementi di riferimento culturali, valoriali all'interno dei partiti, e questo succede anche all'interno del Popolo della Libertà. Il manifesto LibLab, che è stato sottoscritto da me, da mio padre, da Fabrizio Cicchitto, da Brunetta, da Caldoro, da Cazzola, è comunque un manifesto che va ad individuare quali sono i nostri grandi punti di riferimento, e all'interno della crisi economica, della crisi sociale e della crisi politica del nostro paese consente di fare un'analisi utile proprio per posizionarsi all'interno della politica italiana. Ovviamente avrà un senso ancora più forte rispetto a tutta l'evoluzione e il rinnovamento e le certezze che si stanno creando dentro il Popolo della Libertà, e uno degli appuntamenti importanti è sicuramente quello delle primarie. Noi crediamo che finalmente sia arrivato a un momento democratico. Lo dovevano essere ancora con più forza e determinazione i congressi, le primarie sono un altro passaggio importante. È un'occasione in cui non si deve ragionare solo e esclusivamente delle persone, seppure è importante farlo, ma in particolar modo dei contenuti e dei programmi ai quali si ispirano le persone che vorranno candidarsi e si stanno candidando per le primarie del Popolo della Libertà. Io credo che dobbiamo ripercorrere un po' la nostra storia, cercare maggiore attenzione e riportare ad oggi tutti i valori, l'impegno del passato, per cercare di avere una filosofia, un pensiero che ci possa guidare su il nuovo progetto per il paese Italia, perché oggi abbiamo veramente bisogno non solo del tema della tassazione, di dare stabilità al nostro paese, che purtroppo ha portato un'eccessiva stress di tipo economico alle famiglie e alle imprese, ma abbiamo bisogno di un vero e proprio rilancio. Forse solo grazie alle grandi ideologie possiamo ispirarci per riuscire a plasmare e a concretizzare una politica che si richiama alla grande storia antica del nostro paese, ma che dà una strada maestra da seguire per i progetti, per i programmi che dobbiamo insieme formulare, e questo servirà molto e tanto al Popolo della Libertà. Grazie Ale, alla prossima. Grazie a voi, ciao.